Questa azienda è nata nel 2019 e l'idea è stata originariamente di mia mamma. Lei ha sempre avuto la passione per gli animali e abbiamo sempre avuto a casa la vacca e ci facevamo noi il nostro latte e i nostri prodotti. Abbiamo fatto qualche anno fa un corso di caseificazione, io, mia cugina, mia mamma e mia sorella, abbiamo iniziato a fare un po' di prove, un po' di prodotti e poi abbiamo deciso che il migliore, quello che ci veniva meglio, era appunto lo yogurt. E abbiamo deciso di fare un prodotto di assoluta qualità e l'abbiamo chiamato proprio puro perché noi usiamo solo latte e fermenti lattici, non aggiungiamo niente. Lo yogurt industriale, a differenza del nostro, per motivi logici e commerciali, scremano il latte, quindi la parte grassa per fare tutti i vari prodotti, base di latte, latticini, che siano formaggio, burro, panna, eccetera, e con la parte liquida del latte poi aggiungono addensanti e proteine per fare lo yogurt, perché sono ovviamente non coagulerebbe se non si aggiungono materie che lo fanno coagulare. Abbiamo scelto un tipo di vacca che si chiama Jersey, che è una vacca che fa un po' poco latte, fa circa la metà delle frisone, quelle bianche e nere classiche che si vedono in TV, ma è un latte molto grasso e proteico e si presta moltissimo allo yogurt e a altri vari prodotti caseari, tipo la panna, tipo il burro, tipo il mascarpone. E un latte che veramente con solo l'aggiunta dei fermenti diventa subito yogurt, coagula subito. Abbiamo deciso di fare questo prodotto appunto per puntare sulla qualità. Noi ci crediamo e speriamo di trasmettere la nostra passione per questo prodotto a tutti. Per realizzare il nostro progetto abbiamo selezionato una stalla qui in Pieve di Teco, precisamente per il bivio per andare alla Vina, la prima stalla sulla destra se qualcuno ci passasse per caso. E questa stalla l'abbiamo selezionata, uno, per la territorialità, insomma volevamo rimanere comunque vicino al nostro territorio, noi siamo di Imperia e quindi essere in altura ma vicino alla nostra zona. Poi per la logistica, perché senz'altro è una zona che aiuta moltissimo da un punto di vista di logistica, di sbocchi autostradali, piuttosto che la statale 28. E successivamente proprio per la suggestione del posto dove è inserita questa stalla, che è, diciamo, su un piccolo pianoro al fondo di una montagna composta principalmente da castagneti e uliveti. Quindi da un punto di vista anche del panorama è un posto molto suggestivo. Le nostre vacche sono allevate principalmente all'esterno, possono rientrare quando c'è troppo sole, quando fa troppo caldo o quando piove all'interno della stalla, la stalla rimane sempre aperta, però tendenzialmente vivono all'esterno della nostra stalla. Al piano terreno c'è la stalla dove appunto vivono e pascolano le nostre vacche, la sala mungitura dove all'interno di un lattodotto viene direttamente convogliato il latte fino nel laboratorio al piano superiore. All'interno di questo laboratorio il latte viene convogliato in un frigo latte dove viene immediatamente abbassata la temperatura per evitare la proliferazione batterica. Da questo frigo latte viene poi convogliato all'interno della fermentiera dove viene inizialmente pastorizzato, poi successivamente si aggiungono i fermenti lattici, vengono inoculati. Qui si forma propriamente lo yogurt con la fermentazione di questi fermenti lattici e poi sempre in modo semiautomatico attraverso un ulteriore sistema di pompe meccaniche lo yogurt passa dalla fermentiera a un'invasettatrice che appunto in modo semiautomatico invasetta il vasetto finito. La nostra idea era quella di avere un prodotto sia artigianale dal punto di vista del gusto e della ricetta ma allo stesso tempo molto controllato dal punto di vista dell'igiene, in quanto con questa, diciamo, processo produttivo molto automatizzato riusciamo a evitare la manipolazione umana e il conseguente rischio di contaminazione del prodotto. Siamo un'azienda innanzitutto molto giovane, perché nella sostanza lavoriamo io, mio cugino, mia cugina, che siamo tutti tra i 25 e i 35 anni. I nostri dipendenti sono donne e mio cugino che ci lavora, è l'unico uomo. Esatto. Beato tra le donne.